Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, siamo in diretta, perfetto. Vediamo un attimo, intanto controllo se vedo i vostri messaggi perché c'è sempre un po' questo problema. Io non vedo però la diretta, quindi aspettiamo un secondo che magari la approvino gli amministratori. Dunque, vediamo se c'è. Non so se è in ritardo. Se mi vedete, magari scrivetemi così capisco. Ah, sì, dovrebbe essere partito perché ho visto che l'approvazione c'è, ma io non vedo ancora il video. Comunque, diciamo così, io comincio e poi vediamo come fare, dai. Allora, sì, non la vedo, forse devo fare un qualcosa. Ah, sì, c'è, eccoci qua. Allora, se... Perfetto. Allora, così vedo i vostri commenti qua. Perfetto. Allora, per chi non mi conosce, sono Viviana Bertoglio e mi occupo per Bridges of Light soprattutto di astrologia. Nella mia vita professionale, però, mi occupo anche di altre cose. In particolare, mi propongo, mi ritengo come una coach spirituale, perché mi piace anche associare l'astrologia alle tematiche della vita e quindi aiutare le persone a vivere meglio, a essere più serene, ad affrontare anche le difficoltà con una modalità che a me piace chiamare spirituale, cioè prendendo tutto come un insegnamento. Ora, questa sera, siccome stiamo andando verso l'estate, ho pensato di fare un argomento che ritengo possa essere facilmente compreso da tutti senza bisogno di capire l'astrologia o di avere nessun tipo di base. E l'argomento che voglio fare stasera riguarda un tema che adoro e che è andare a esaminare qual è la luce e l'ombra dei vari segni zodiacali. Abbiamo già fatto un esercizio di questo tipo. Ed erano anche delle brevi meditazioni che ci connettevano alla luce e l'ombra dei segni zodiacali, ma questa volta vorrei fare qualcosa di diverso. Mi piacerebbe anche confrontarvi con voi. Dedicherò pochi minuti, pochissimi minuti, alla descrizione di ciascun segno zodiacale. Andando a elencare caratteristiche in luce, che significa quello che noi normalmente chiamiamo come difetti, ma partendo invece da quello che solitamente critichiamo nei segni zodiacali, cioè le loro caratteristiche. Ho detto luce e difetti, ho sbagliato, scusate. Le caratteristiche in luce sono quelli che vengono visti come pregi, mentre invece le caratteristiche in ombra sono viste come difetti. E buonasera Luisa, buonasera Martina. Io ho già cominciato, però chiaramente adesso aspettiamo che incominci a arrivare le persone. Infatti sto facendo un'introduzione, poi tra un pochino, quando vedo che ci siamo più persone collegate, inizieremo a giocare, perché vorrei che fosse un gioco. Vorrei che fosse così. Io vi dico brevemente quali sono le caratteristiche in luce, cioè i pregi, e in ombra, cioè i difetti, di alcuni segni zodiacali, non necessariamente andando nell'ordine, ora vediamo se vogliamo farli nell'ordine o no, e insieme, dopo che li ho elencati, magari attraverso i vostri commenti, mi dite se conoscete delle persone di quel segno, quindi non guardate solo voi stessi. Se pensate che siano rispecchiate quelle cose che io vi ho detto. Una cosa importante che mi piacerebbe aggiungere, è arrivata anche Lara, ciao, vi vedo, ok, poi vediamo chi arriva. Buonasera, buonasera. Una cosa che mi piacerebbe molto è però darvi una piccola premessa, intanto che aspettiamo, perché sto aspettando che il gruppo si nutra.
Per chi invece è un pochino più avanti con l'astrologia, o perlomeno, oppure più avanti conosce un po' il lavoro che faccio anch'io, mi piace collegare questo tema anche a un discorso di karma. Cioè noi, i nostri segni zodiacali, le energie che siamo venuti a sperimentare in questa vita non hanno una mancanza di senso, c'è un senso profondo, perché se noi siamo nati di un certo segno, per esempio, ci sarà anche dietro a questa scelta del segno una decisione dell'anima. E quindi l'anima sceglie il segno in cui noi ci incarniamo, il momento della nascita, non solo il segno solare, ma anche proprio il momento preciso, perché è tutta la combinazione dei pianeti del cielo che definisce il nostro campo energetico, la nostra energia e per sincronicità anche ciò che ci può succedere a livello energetico della vita, quindi il nostro destino. Però quando parliamo di segno zodiacale e di energia che va quindi illuminata, c'è questa energia del nostro, quello che noi chiamiamo il segno zodiacale, cioè il segno in cui si trova il sole, sicuramente, ma non necessariamente solo questa. Per esempio, se qualcuno di voi conosce un po' meglio il suo tema natale, non è obbligatorio farlo, ma magari sapete di avere un numero di pianeti superiore a 2 in un certo segno, anche se lì non c'è il sole, sicuramente avere dei pianeti in un segno, anche se non è il segno solare del sole, quindi quello che noi chiamiamo normalmente segno zodiacale, è un indicatore che l'anima desidera che quel segno venga in qualche modo illuminato di più, utilizzata di più quell'energia, ci saranno delle esperienze che rifletteranno l'energia di quel segno e sarà compito della persona, come parte di tutto il disegno divino della sua anima, del suo percorso e della sua missione, anche quello di rendere più luminosa l'energia di quel segno. Quindi se per caso voi conoscete un pochino il vostro tema natale, la vostra carta del cielo e sapete di avere un tot di pianeti in un segno, quello che facciamo adesso lo potrete applicare anche a quel segno che per voi sarà molto molto importante. Quindi non stiamo parlando solo del segno zodiacale, però chi non conosce l'astrologia potrà anche fare giocare con me, con noi, semplicemente conoscendo il proprio segno zodiacale. Mi preme anche dire che se si parla di persone di sesso maschile, potrebbe essere interessante valutare l'ombra del segno ascendente. Quindi chi di voi conosce il segno ascendente ancora meglio potrà valutare luce e ombra dei due segni. Vi invito però a non avere un desiderio di creare delle categorie troppo definite, perché chi studia queste cose magari sa che noi diciamo, noi che abbiamo studiato astrosofia, diciamo che la donna si identifica di più nel sole, quindi è molto più luminosa l'energia del segno solare. Sappiamo che invece, scusate, la donna si dico tutto il contrario oggi, non so cosa c'è, devo avere uno scombinamento di polarità. La donna si identifica di più nell'ascendente, quindi è più luminosa l'energia dell'ascendente, deve invece imparare a integrare meglio l'energia del sole, mentre l'uomo ha una difficoltà maggiore a conoscere e a illuminare l'energia del suo segno ascendente. Quindi l'invito, senza voler complicare la cosa, è se conoscete poco l'astrologia, guardate il vostro segno solare e basterà quello. Se conoscete anche l'ascendente, tanto meglio, e in quel caso andrete a capire dove vi ritrovate in queste definizioni che farò. E se invece conoscete anche meglio, oltre a questi due punti, altri punti del tema natale, chiaramente potrete indicare, quale altro segno per voi è importante illuminare. Ok? Quindi spero che anche chi arriverà in ritardo comunque potrà giocare senza aver sentito tutto questo spiegone qua iniziale che ho fatto soprattutto per darvi il tempo di collegarvi. E incominciamo a essere. Cioè, ecco, Rosanna, voi dovete fare Rosanna, Lara. Ciao Anna Maria, mi sta dicendo un bel messaggio. Mi piace ascoltarti, questo argomento è la mia passione. Perfetto, allora se voi siete appassionati del tema luce e ombra, partiamo, volevo fare una cosa un po' estiva, non finirà tutta stasera perché non so se riusciamo a fare tutti i segni, faremo il possibile. Vi dico anche le prossime date. Allora, c'è un cambiamento perché passerò alle 21:30 e del martedì invece che del giovedì. Quindi
Questa è l'ultima volta che ci vediamo alle 19:30, quindi chi è appassionato e segue se lo segni, se no magari rischiate di perdere la prossima volta. Il 25 giugno, che è martedì, sarà quindi alle 21:30 la prossima volta, e poi la successiva sarà il 9 luglio, che è di nuovo martedì, sempre alle 21:30. Ora, non voglio farvi le teste sull'energia così, ho pensato di rendere un po' più comprensibile, semplice, ma sempre utile l'esercizio. Quindi parleremo proprio di pregi e difetti. A me piace chiamarli i pregi, mi piace chiamarli luce, i difetti ombra, perché altrimenti se li vediamo come difetti, uno pensa che sia qualcosa di immodificabile. Invece, se la chiamiamo ombra, l'idea è cosa fate quando entrate in una stanza buia. Mica state al buio, accendete la luce, e qua basta accendere la luce, e accendendo la luce l'ombra sparisce. Quindi anche nel nostro campo energetico basta accendere la luce. Certo, accendere la luce non è così facile come schiacciare un pulsantino che è dell'elettricità, però diciamo che avendo ben chiaro il concetto si può fare un bel lavoro. Ok, quindi partiamo. Ok? Allora, vedo che c'è qualcuno, non so se Rosanna vuoi rispondere nel gruppo WhatsApp nostro, visto che tu sei anche nel mio gruppo. C'è Paola che non riesce a vedere questo video e vuole vederlo, non so se vuoi aiutarla. Io so che voi ci siete, che mi vedete, quindi non riesco ora ad aiutarla perché è da un'altra parte. Allora, cominciamo. Io vi dirò. Cominciamo dall'inizio, dai, così non facciamo confusione. Allora, ho fatto cadere tutto, scusate, ho fatto rumore. Allora, in questo gioco estivo cominciamo dal segno dell'Ariete. Il gioco consiste in questo. Darò delle indicazioni per ciascun segno, di quelle che possono essere delle caratteristiche in ombra, e poi anche alcune caratteristiche sempre della stessa energia del segno, che invece rappresentano il segno in luce. E poi vi chiedo di scrivere nei commenti se vi ritrovate, nel caso questo sia il vostro segno zodiacale, oppure vi chiedo di scrivere se riconoscete l'energia di qualcun altro, e se riconoscete che l'energia vostra o di qualcun altro è in ombra, capire che bisogna accendere la luce, e quindi che c'è un lavoro da fare per far evolvere questo segno, perché la nostra anima non ha soltanto una missione che è definita dal percorso dei nodi lunari, ma ha la missione di illuminare tutti i punti in ombra del nostro tema natale, per cui anche a partire dal proprio segno zodiacale o dal proprio ascendente o dal segno in cui abbiamo pochissime, scusate, non pochissime, alcuni pianeti che sono tutti nello stesso segno, possono indicare un luogo, un'energia che va elaborata. Quindi, anche se non siete dell'Ariete, ascoltate, perché poi magari vi riconoscete e magari capirete che ci può essere qualcosa d'altro, qualche altro pianeta in questo segno che vi dà le caratteristiche. Allora, per quanto riguarda l'Ariete, le parole chiave, diciamo così, dell'Ariete in ombra sono ricerca dell'avventura, però c'è incapacità di modulare l'energia, e quindi una ricerca impulsiva dell'avventura. Non è un difetto, è semplicemente una modalità in ombra di cercare l'avventura, un eccesso di impulsività e di controllo, di incapacità di controllare l'energia. Un'altra caratteristica in ombra dell'Ariete è che proprio per questo fuoco che hanno dentro oscillano molto tra l'iperattività e la stanchezza, bruciano molto e magari possono esaurire l'energia, e magari possono ferire gli altri perché hanno degli scopi di ira, hanno bisogno di esternare l'energia del fuoco ma non la controllano. Questa è una caratteristica in ombra dell'Ariete, e quindi alla fine possono sentirsi accusare dagli altri di non avere la sensibilità, di non essere capaci di ascoltare anche le sensazioni e i sentimenti degli altri, di ignorarli.
quando abbiamo proprio una situazione poco sviluppata, diciamo, della personalità, della persona che ha energia Ariete importante, può essere anche molto sfacciato, cioè dire sempre quello che pensa senza preoccuparsi di ferire o di non ferire. Di solito hanno la tendenza a cercare l'indipendenza, a fare tutto da soli e quindi non fanno fatica a collaborare con gli altri. Questo è un altro elemento in ombra. E quindi alla fine rendono un po' difficile il rapporto con le altre persone, vengono magari accusati di essere un po' egoisti. Quando però l'energia dell'Ariete diventa luminosa, cosa succede? Succede che acquisiscono dalle esperienze, da questo burnout, questo esaurimento energetico, riescono a imparare ad avere un pochino più di pazienza. E quando l'Ariete impara un pochino la pazienza e la perseveranza, diventa assolutamente un Ariete in luce, perché con la pazienza e con la perseveranza incominciano a controllare meglio gli eccessi di energia e a non viverli, a focalizzare l'energia verso degli obiettivi specifici, coinvolgendo anche gli altri, a non eccedere con la fisicità e anche la rabbia la controllano molto meglio e quindi si trasforma questa energia dall'ombra, diventa luce, diventando coraggio, intraprendenza, fiducia in se stessi e possono diventare dei guerrieri di luce, dei guerrieri che possono anche aiutare gli altri. E quindi acquisiscono qual è lo scopo, quindi, nel trasformare dall'ombra alla luce l'energia dell'Ariete, è che possono diventare dei leader, acquisire queste qualità e affidarsi a un Ariete in luce alza moltissimo le probabilità di successo delle iniziative. Sono degli iniziatori che, se riescono a vivere la loro energia in maniera luminosa, portano a compimento i loro progetti. Quindi ora vi chiedo, se siete dell'Ariete o se avete amici dell'Ariete, se potete più o meno capire a che livello di sviluppo evolutivo sono, se sono o siete voi, parlando di voi stessi, o un'altra persona, magari non scrivete i nomi e cognomi, soltanto un amico che riconoscete, perché è un esercizio per voi, non è che lo fate per divulgare conoscenze, a che livello più o meno vi sentite rispetto all'essere molto in ombra o molto in luce. Potete anche dare dei voti se vi fa piacere, da una scala da 1 a 10. Se date 1 vuol dire che siete moltissimo più sbilanciati sulla parte in ombra, se date 10 che siete molto luminosi. E anche essere nel mezzo può aiutarvi a capire comunque qual è la direzione per integrare questa energia. Ecco cari, vediamo cosa dite Lara. Ciao Emanuela, ciao, buonasera Rosanna, Donatella. Ah, tu hai il nodo lunare. Beh, ti aiuta lo stesso Anna Maria, allora. Hai proprio la tua missione. Cerca di capire quanto di queste descrizioni, quanto sei lontana dalla luminosità. Vediamo se non commentate. Io vado avanti, faccio anche il toro, tanto poi lo so che comincerete a commentare. Nessuna di voi è proprio dell'Ariete e non sapete se avete qualche altra cosa. Va bene. Allora facciamo così, andiamo avanti, facciamo ancora un segno, potrei anche fare due o tre segni. Ciao Filomena, vedi, arrivano anche altre persone in ritardo. Andiamo avanti con i segni e poi quando si vivacizza, che vedo che ci sono più commenti, a quel punto lì potremo decidere di interagire un po' di più anche con i commenti. Voi scrivete che io poi li guardo bene tutti. Allora, aspettate, proseguiamo il nostro gioco della luce e dell'ombra col toro adesso, ok? Quindi vi dico alcuni elementi che caratterizzano la modalità di esprimersi in ombra del toro e alcune caratteristiche, alcune descrizioni che invece caratterizzano l'espressione in luce. E se voi avete il segno o l'ascendente o comunque una serie di pianeti nel segno del toro, cercate di capire quanto lo state, a che livello siete, potete anche dare il voto da 1 a 10, quanto siete vicino all'espressione luminosa di questo segno. Quindi il toro, quando è poco evoluto,
rappresenta un'energia di staticità perché è terra ed è anche un segno fisso conservativo. Quindi vengono spesso definiti come testardi, rigidi, resistenti al cambiamento. Li si accusa quando sono diciamo, in ombra, quando l'energia viene vissuta in ombra, di essere poco immaginativi, di avere poca immaginazione. Poca intuizione, di essere troppo legati al terreno e di non voler alzare lo sguardo verso il mondo più alto. E quindi alle volte possono risultare noiosi, rutinari, poco capaci di destare poco interesse nelle altre persone perché sono molto pratici, no? Però quando il toro, invece di essere poco evoluto e quindi attaccato alla materia, come in questi modi che descrivevo, e alla stabilità in questi modi, riescono ad evolvere, ad accendere la luce, diventano pazienti, diventano persone assolutamente capaci di esprimere la calma, la tranquillità e di fare lavori con perseveranza, costruendo piano piano. Possono contribuire alla costruzione di un progetto o a delle attività pratiche con i loro sforzi ed essere anche molto riconosciuti dalle altre persone per la loro capacità di essere costruttivi, anche se con lentezza ma con inesorabilità. E poi sono i toro in luce, sono visti come persone molto leali, persone costanti, molto laboriose, persone affidabili. E hanno anche, visto che il toro è collegato a Venere, non dimentichiamo comunque il senso estetico, il senso del piacere di godersi la vita, la capacità di godere il cibo, di godere un paesaggio, di godere anche un'opera d'arte o comunque qualsiasi cosa che tocchi, i sensi. E quindi possono sviluppare anche un talento verso diciamo, quelle attività che richiedono e di essere buongustai e di saper apprezzare la gioia della vita, di godersi la vita. Ora chiaramente vi chiedo di verificare se siete toro o se conoscete qualcuno del toro, se siete più vicini alla parte, diciamo, in ombra che ho descritto all'inizio, se siete più vicini agli aggettivi che descrivono la parte in luce del toro. E così potete capire anche se diciamo che stiamo giocando, potrete capire su che cosa potete lavorare su voi stessi e potrete capire se gli altri magari vi accusano di qualcosa che ho appena messo tra le componenti in ombra. Vorrebbe dire in questo caso che non siete ancora in grado di manifestare pienamente l'energia del toro in maniera luminosa, che c'è un lavoro da fare, però anche solo la consapevolezza mentale di quale può essere la trasformazione, cosa può diventare un talento, di questa energia, è già un ottimo esercizio, anche solo la comprensione. Poi farlo ovviamente richiede un po' di sforzo, ma per chi è del toro, ha l'ascendente toro o ha tanti pianeti in toro, sicuramente la pazienza non manca. Quindi vi chiedo di scrivere. Così verifichiamo. Allora, vediamo un po' cosa dicono. Stasera, cara, chiede Filomena, stiamo facendo luce e ombra di tutti i segni per andarci a identificare in maniera semplice. Torniamo un po' sulle basi. E sei arrivata giusta per il toro, la Paola, quindi hai capito, giusta, giusta. Meno male che sei riuscita ad arrivare. Martina dice: io in Ariete Giove, nodo nord, punto di fortuna, in toro Marte. Allora, Martina, l'esercizio è quello in Ariete: hai parecchia roba. Vedi che anche se non c'è il sole, comunque c'è qualcosa di importante. In toro hai Marte, diciamo che forse è un po' poco per sentirti toro perché c'è solo il pianeta Marte, però diciamo che avere Marte in toro, comunque Marte, come sai, è il pianeta dell'Ariete. Nel toro non ci sta tanto bene il segno di Venere, lo rallenta troppo. Abbiamo visto che l'Ariete ha voglia di fare tante cose, il toro invece è un'energia che rallenta, quindi sicuramente sarai un po' frustrata con quel Marte in toro. Io lavorerei, Martina, su quello che possono essere i tuoi pianeti in Ariete, perché è lì che forse avendo Giove, nodo nord e punto di fortuna, soprattutto col nodo nord, c'è un'ombra sicuramente da elaborare. Va bene, allora, visto che vedo che non scrivete tanto, quindi l'esercizio, se volete condividere,
dandovi il voto su quanto si avete integrato l'energia di ciascun segno. Magari alcuni segni non vi suonano troppo familiari, perché non è che dobbiamo elaborarli tutti, eh? Diciamo che l'anima sceglie. Ogni tanto mi cade il telefono, scusate, aspetta che magari lo metto qua, perché se no mi casca e faccio sempre un sacco di rumore, ma vedo solo i messaggi qua. E quindi direi che, aspetta che voglio vedere se li riesco a vedere qua, perché se riuscissi a vedere qua metto via il telefono, ma non sono sicura perché poi magari parla, non vedo niente, non so cosa ho combinato, vabbè dai, non riesco a prepararlo, invece sul telefono va bene. E se riesco faccio tutti i segni, Donatella, però dammi pure del tuo, eh. Però non so se riusciamo perché sono già le 8, però se volete posso fare tutti i segni e poi magari commentate dopo, oppure vi va bene così. Se vogliamo fare tutti i segni, però allora è meglio che chiacchieri un po' di meno e che ve li faccio bene. Allora, cominciamo ad andare avanti, vado in ordine perché poi sennò non mi ricordo quale ho fatto e quale non ho fatto. Allora, passiamo adesso al segno dei gemelli. Stiamo facendo l'esercizio della luce e dell'ombra, quindi partiamo dalle caratteristiche in ombra e vediamo come, cosa possono diventare nel momento in cui vengono trasformate in luce. Vi ricordo che alla base di questo esercizio che stiamo facendo segno per segno c'è una credenza importantissima che è quella che non esistono segni negativi, ma che tutti i segni hanno le due facce della medaglia. Quindi anche per i gemelli andiamo a vedere prima qual è l'espressione meno evoluta, quella più in ombra, e poi vediamo qual è l'espressione più evoluta. Mi raccomando, non guardate solo il segno del sole, il segno solare, se lo conoscete guardate anche il segno ascendente, e se sapete qualcosa in più guardate anche se nel vostro tema c'è un segno dove si trovano più pianeti, non soltanto uno, magari o due, ma se ci sono per esempio tre pianeti potrebbe essere un segno importante, anche se quei tre pianeti non sono né il Sole né la Luna. Anche la Luna potete guardare, se siete bravi che sapete tutte queste cose, guardate tutto. Quindi passiamo ai gemelli. Allora, il gemelli, quando non è vissuta come energia in maniera evoluta, quindi in ombra, è una persona curiosa, però molto superficiale, che salta di fiore in fiore, vuole conoscere un po' di tutto, ma non è esperto di niente. È un po' un tuttofare, magari che pensa o crede o racconta di saper fare qualsiasi cosa, ma poi alla fine non è specializzato in niente. E quindi alla fine salta un po' troppo, oppure apre mille conversazioni ma non ne chiude una, è molto socievole, però ha quella, per esempio, sono le persone come esempio, non è che siano tutti dei gemelli quelli che lo fanno, ma che arrivano a una festa, salutano tutti, ciao ciao ti vedo dopo e già passano alla persona successiva, ciao ciao poi ti racconto dopo, poi ti parlo dopo, però non concludono un discorso con nessuno, alla fine hanno salutato tutti, hanno detto due parole con tutti, ma non hanno approfondito niente. Quindi questa è un po' l'energia del gemelli vissuta in ombra, quindi possono essere visti come superficiali, come chiacchieroni, come dispersivi. Ma chiaramente c'è una qualità forte nell'energia dei gemelli quando viene accesa la luce, quindi se questa curiosità, questa capacità di spostarsi rapidamente da un argomento all'altro viene illuminata, può diventare una grandissima abilità comunicativa. Anche qui c'è bisogno, come abbiamo detto per l'ariete, però di partire da un rallentamento, perché il fuoco e l'aria, sapete, sono maschili e hanno una tendenza all'azione, no? Sono elementi che portano ad agire prima di pensare, ma il gemelli è comunque collegato a Mercurio, quindi al pianeta della mente razionale, e quindi se si riesce a trasformare quell'energia un po' vorace di tante informazioni in una competenza un pochino più stabile, possono diventare grandi giornalisti, insegnanti, avere abilità di mentali, comunicative, diventare carismatici perché sono capaci di comunicare. Possono essere molto furbi, che è anche una qualità in luce, basta che non sia vista come furbizia a scapito degli altri, furbi nel senso che trovano sempre una soluzione,
che hanno sempre la capacità di superare un problema guardando avanti e poi sviluppano sicuramente una capacità, scusate, una grande sete di conoscenza, di sapere e quindi possono veramente, se la utilizzano in maniera luminosa, diventare dei punti di riferimento per quello che riguarda le attività di comunicazione e di conoscenza. È proprio l'archetipo dello studente continuo, il Gemelli non smette mai di studiare, studia tutta la vita. Ok? Vediamo se qualcuno di voi vuole scrivere, scrivete come vi sentite, a che punto vi sentite rispetto all'energia del Gemelli, se la vivete in ombra o in luce, se la sentite o no, perché magari non avete dei grandi, come dire, segnali che sia importante per voi come energia questa, eventualmente ascoltate poi anche le descrizioni degli altri segni per trovare i segni invece in cui voi avete il compito evolutivo di evolvere di più e di lavorare di più per trasformare l'ombra in luce. Allora, Anna Maria dice: mio nipote, che ora ha 15 anni, è Gemelli. Uguale! Spero che riesca a trasformarsi nel segno positivo che hai indicato. Beh, puoi aiutarlo se è un nipote, aiutala a non essere dispersivo, a usare tutta questa conoscenza, a saltare di qua e di là, in maniera produttiva, costruttiva, no? È comunque un'energia, della parola e del pensiero. Andrei avanti, è così. Non so se riusciamo a fare tutti i segni, però ne abbiamo fatti 4 in mezz'ora. Magari ne facciamo 8 se siamo bravi. Vediamo, eh. Allora, passiamo al segno del leone e facciamo la luce ombra intesa come caratteristiche pratiche, come aggettivi, come noi descriviamo le persone che hanno il sole o l'ascendente o magari tanti pianeti nel segno del leone. O la luna anche. Quando pensiamo al leone in ombra, la prima parola che viene fuori è egoista, narcisista, centrato su se stesso, ma più che centrato su se stesso vuole mostrarsi agli altri, mettersi in mostra, perché il leone ha bisogno comunque di un riconoscimento altrui, eh? È un egoismo diverso da quello dell'ariete. L'ariete è più centrato su se stesso perché è un segno di pancia, il leone è un segno comunque di anima, di cuore, quindi ha bisogno di essere riconosciuto dagli altri, di essere apprezzato, di essere nominato capo. Quindi più che la parola egoista, forse sarebbe più giusto dire accentratore o comunque che vuole farsi notare, una persona che vuole essere notata. L'altro elemento, diciamo, in ombra dell'energia del leone è appunto cercare costantemente l'attenzione degli altri, quindi mettersi sul palco, volersi imporre, soprattutto cercare in qualche modo di diventare il capo e quindi di acquisire la leadership. Però se l'energia non viene vissuta in maniera luminosa, gli altri non accettano di avere un capo come energia del leone, diciamo in ombra, perché l'energia del leone in ombra è l'energia di un capo che si impone, che vuole mostrare autorità, che vuole utilizzare il potere per comandare. Quindi normalmente in questi casi le persone, a meno che non abbiano molta paura e lo facciano per motivi appunto un po' poco spirituali, non obbediscono e quindi alla fine il concetto di autorità non funziona, espresso in questo modo, diciamo, un po' ombroso. Possono essere anche molto giocosi, però quando sono in ombra è una giocosità un po' immatura, no? Non si chiedono troppo cosa succederà in seguito al modo di comportarmi che ho. Mentre invece quando acquista responsabilità e diventano luminosi, i leone diventano dei leader molto carismatici perché hanno l'energia dell'autoaffermazione, del sapere cosa vogliono, del guidare anche il gruppo, quindi la capacità di leadership è una caratteristica del leone quando la vive in maniera luminosa e vuol dire diventare, diciamo, sempre autorevoli, non autoritari. Quindi possono anche essere molto creativi, molto bravi in campi come la recitazione, il teatro, perché sono teatrali, no? Se pensare a un Gassman, ecco,
Qualcuno che quando usa bene l'energia del leone ha una postura di un certo tipo e si fa notare, un principe, un re, ha un comportamento regale. Quindi la caratteristica in luce migliore del leone poi è la generosità, perché per il gruppo farebbe qualsiasi cosa, vuole aiutare, vuole tenere, pensate al leone come re della foresta che si preoccupa del benessere di tutti gli altri animali, quindi in qualche, tranne quelli che mangia, però a parte questo noi non siamo lì perché non mangiamo nessuno, però diciamo che se sei del suo gruppo e fai parte del suo gruppo il leone ti protegge, ok? E quindi se qualcuno di voi ha l'energia del leone, potete capire se siete molto sul lato ombra o più sul lato luce. Potete anche, sapete come si fa a dare un voto da 1 a 10, oppure anche dire 20%, sono a livello 20% di integrazione, come dire c'è una luce fioca fioca, oppure c'è tanta luce 100%. E mi piace fare un gioco così perché per me è molto importante anche che sia chiaro che non esiste un segno o una persona che vive una cosa totalmente in luce, se no saremmo tutti da un'altra parte, non sulla Terra. Ma bisogna capire, diciamo più che altro, il mix di luce e ombra che c'è in noi per ciascun segno. Quindi darsi il voto è anche un gioco carino per capire quali sono poi i segni in cui dobbiamo lavorare di più e quando abbiamo magari 70% di luce, ce lo diamo noi il voto, 80% di luce, lì siamo un po' più tranquilli. Invece là dove viviamo in ombra vuol dire che c'è bisogno di lavorare un po' di più. Bene, vi lascio ai commenti se avete voglia di scriverli. Io però forse andrei avanti. Ah, però c'è Anna Maria che dice: no, ci sono dei commenti. Allora, Donatella dice: io avevo un bravo capo del leone, era un medico. Ecco, vedi? Vuol dire che era molto luminoso. Adesso tu hai capito cosa vuol dire l'energia del leone. È anche utile associare le persone ai segni che avete conosciuto, perché ricordando la persona siete capaci poi di ricordare l'energia del segno, no? Soprattutto per chi non è esperto di astrologia, magari non è che sapete tutti i segni a memoria. E potervi ricordare una persona che vi ricorda un segno fa sì che voi, parlando di quelle caratteristiche di quella persona, state parlando del segno. Io lo faccio ancora, ogni tanto penso a una persona quando devo descrivere un segno e faccio così. Aspetta che vi ho perso. Ecco, Anna dice: io ho Luna, Marte, Plutone e Leone. Direi che è forte. La Luna, Marte, Plutone e Leone mi ritrova nella generosità, ma non nell'essere capo. Ecco, per una donna la Luna in Leone potrebbe anche significare essere moglie, essere madre, come ruolo più che capo. Magari sei una brava moglie o una brava madre. Vedi se hai trasferito lì invece che sull'essere capo. Ok? Bene, allora andiamo avanti e abbiamo la Vergine. Allora, la Vergine dunque, stiamo facendo il gioco della luce e dell'ombra, dei segni, e quando la Vergine è in ombra, viene vissuta in ombra, viene accusata di essere critica, puntigliosa, eccessivamente perfezionista, un po' rompiscatole, diciamo la verità. Lo dico così anche perché io ho comunque la luna in Vergine e so cosa vuol dire quella tendenza a voler mettere i puntini su tutte le i. E possono essere anche un po' servili quando viene vissuta in ombra, perché la Vergine è il segno del servizio, però un conto è servire in maniera luminosa, un conto è servire in maniera ombrosa, quindi lasciarsi un po' mettere i piedi sulla testa oppure essere eccessivamente disponibili anche quando non viene chiesto niente, proporre sempre di aiutare. Ecco, questo è un difetto, va visto come un difetto che va illuminato. E poi, a furia però di occuparsi di guardare le virgole e i puntini sulle i, perdono di vista il senso generale delle cose, magari non si godono un bel tramonto, non si godono una situazione, magari c'è una bella festa, invece di godersi le chiacchiere sono lì a controllare se i bicchieri sono puliti o sporchi, a portarli via, a sostituire, si mettono a fare tutta quell'attività che non gli consente poi di godersi invece la festa. Questo è tipico della Vergine. Quando però la Vergine capisce i suoi difetti e li illumina, diventa
un segno che ha delle qualità come tutti gli altri, che possiamo definire come una grande efficienza, perché la Vergine, avendo tanta attenzione al dettaglio, sa anche come raggiungere un obiettivo senza perdere tempo, andando dritti al punto, e ha anche un grande senso del dovere. Queste sono grandi qualità. Un'altra qualità, e quindi quando è una vergine vissuta in maniera luminosa, sviluppa l'umiltà, la capacità di non mettersi, come invece fa il leone, sul palcoscenico, ma di fare un lavoro di servizio, però un servizio luminoso. Io sono al servizio, non ti pulisco le scarpe, tanto per capire, avete capito? Quindi un servizio anche su richiesta, un servizio vissuto non come un esaurimento della propria energia o un autosvalutarsi, ma un servizio in cui ci si rende conto che quello è un compito importante per gli altri e che quindi questo servizio viene accettato e la Vergine si sente completata dal poterlo fornire. Quindi sono lavoratori, quando sono in luce sono dei lavoratori pazzeschi, sono grandi lavoratori, portano a termine tutti i compiti, non perdono mai di vista la situazione e chiaramente contribuiscono in una maniera molto importante a livello di società nel mondo del lavoro, perché quello è il luogo dove possono dare di più. Quindi se avete qualche segno, se avete il segno zodiacale, qualche pianeta in Vergine, la luna in Vergine, l'ascendente in Vergine, cercate di capire quanto siete luminosi nell'espressione di questo segno e quanto invece ci sono delle caratteristiche che vi fanno sentire che siete ancora un po' in ombra. E se volete lo scrivete nei commenti, così poi possiamo discutere questa vostra valutazione o autovalutazione. E nessuno ha scritto niente sulla Vergine. Ok. Allora, andiamo avanti, dai. Il prossimo segno è la Bilancia. Tanto così avete, voi fate, quelle che seguono il mio corso, ci sono delle persone che conosco, possono ripassarsi un po' i segni. E chi invece non li conosce, potete farvi magari con calma questa verifica. Allora, adesso c'è la bilancia. Quando la bilancia è in ombra, ha la caratteristica di essere un po' dipendente dagli altri, perché è come se non volesse vedere la propria energia, ma si deve sempre riflettere nell'altro. Sapete che è il segno delle relazioni. Quindi non riesce a guardare i propri bisogni, ma si sente in qualche modo utile se è in grado di capire prima il bisogno dell'altro e spesso annulla se stessa per seguire il bisogno dell'altro, cioè accetta quello che viene richiesto dagli altri e lo fa solo semplicemente perché gli altri gli hanno detto che dovrebbe fare quella cosa. Quindi il lavoro grosso poi è quello di ritrovare invece il proprio centro. Infatti la bilancia, vi ricordo, essendo il segno opposto all'Ariete, per chi conosce un po' l'astrologia, siccome l'Ariete è il segno dove il Sole si esalta, la Bilancia è anche il segno in cui il Sole invece è in caduta. Quindi vuol dire che c'è una debolezza delle del Sole, del loro ego, un ego poco sviluppato. E quando l'ego poco sviluppato è vissuto in ombra, chiaramente non può dare dei buoni frutti, perché è come dire, vieni qui, picchiami, sono a disposizione, fai di me quello che vuoi, ma non è così che si cresce spiritualmente. Quindi cosa fanno? Idealizzano nella relazione il loro partner, diventa il più meraviglioso del mondo, anche se poi in realtà non c'è niente di meraviglioso, quindi tendono, magari possono subire, e sono magari anche capaci di arrivare a gestire male le relazioni, perché non ascoltando i propri bisogni e dicendo sempre di sì, poi si esauriscono e magari poi scattano e dicono questa relazione non funziona, ma non è colpa dell'altra persona che ha abusato la persona bilancia in ombra, la colpa è della persona bilancia che ha vissuto la sua energia in una maniera troppo ombrosa, cioè come dipendente soltanto nell'ascolto dei bisogni dell'altro. Quindi il lavoro di illuminazione della bilancia è quello di
ristabilire l'equilibrio dei piatti, non essere sempre il piatto più leggero o quello meno, che conta di meno. E quindi diventare equilibrati. Equilibrati nell'ascoltare, ma anche chiedere di essere ascoltati, nel servire i bisogni dell'altro, ma anche chiedere che l'altro serva il bisogno della persona bilancia. E quindi sviluppa comunque, quando diventa in luce, è il massimo della capacità di cooperazione, di mediazione, di abilità diplomatica, e quindi diventa proprio il segno. Allora, a questo punto, quando si riesce a usare questa energia in maniera luminosa, si diventa dei diplomatici, delle persone che sanno aiutare nella mediazione anche gli altri ad andare d'accordo, diventano amichevoli, molto tolleranti e capaci di vedere, questo è un punto molto importante, tutti i punti di vista, cioè invece di subirli, i punti di vista degli altri imparano a vederli, e vedendoli imparano cosa pensano gli altri, e ponendosi un po' nelle proprie scarpe, come dicono gli inglesi, un po' nelle scarpe dell'altro, riescono in qualche modo a trovare le soluzioni per il bene di tutti, quindi a essere appunto delle persone molto diplomatiche. Quindi se avete il sole in bilancia, la luna in bilancia o tanti pianeti, altri pianeti nel segno della bilancia, anche l'ascendente ovviamente, potete capire di darvi un voto. Vi invito a darvi un voto da 1 a 10 su quanto siete sbilanciati verso l'ombra o verso la luce. Dove, se siete molto luminosi, ovviamente è meglio avere un voto alto, 8, 9, qualsiasi voto così. Se siete uno, vuol dire che vi vivete troppo in ombra l'energia, che c'è da fare un po' un lavoro di illuminazione. Bene, vedo che siete in silenzio, quindi io vado avanti a questo punto, finiamo tutti i segni. Di solito c'è una caterva di messaggi, oggi mi sembra di no, si vede che siete già con la testa nell'estate, ma va bene così, spero che poi magari chi perlomeno ha seguito riusciate a usare queste informazioni in una maniera evolutiva per voi e anche per aiutare gli altri se avete persone dei segni che voi non siete. Andiamo avanti, lo scorpione. Quando lo scorpione è un'energia vissuta in ombra, si hanno le caratteristiche, ovviamente si manifestano le caratteristiche più negative del segno, quindi si è vendicativi, ostinati. Si è in continua lotta con gli altri per questioni di potere, potere sul lavoro, ma si usa anche questo potere purtroppo nella relazione, quindi è il voler prevaricare l'altro. Viene detto spesso come indicato come segno negativo, ma io vi ricordo che tutto questo lavoro sulla luce e l'ombra ha una grande premessa, che non esistono segni negativi, tutti hanno un'espressione in ombra e tutti hanno un'espressione in luce. Lo ripeto per lo scorpione, perché scappa sempre la voglia di dire: ma lo scorpione è un brutto segno. Quindi parliamo degli aspetti in ombra, possono essere manipolativi. Controllare in modo ossessivo le situazioni, i partner sul lavoro, e poi possono essere molto orgogliosi e incapaci di perdonare, no? Per esempio, se vengono traditi, se tradiscono loro va tutto bene, ma se vengono traditi e non perdonano più, se la legano al dito, come si dice, diventa un segno che non dimentica, è collegato al tempo. E anche è collegato proprio ai patti di sangue, quindi ai patti di durata lunga. Quindi è ciò che si fa uno scorpione, è difficile che lo scorpione riesca, se in ombra riesca a dimenticarlo. Però attenzione, c'è il livello evoluto dello scorpione, anzi, si parla spesso di 3 livelli per lo scorpione, però noi parliamo solo di 2, perché così lo facciamo a livello di tutti i segni nello stesso modo. C'è lo scorpione che ha sviluppato una sua filosofia di vita attraverso la comprensione psichica che ha avuto, la conoscenza psichica attraverso le sue prove negative. Ha magari toccato il fondo psicologico e quando è riemerso ha sviluppato una certa conoscenza, una certa capacità. È molto capace a voltar pagina, quindi ad assorbire le perdite senza battere ciglio. E questa può essere vista come una grandissima qualità, una qualità luminosa. Quando usano il loro potere, non in senso manipolativo, ma in senso
di influenza, possono aiutare gli altri a trasformarsi, quindi possono essere di aiuto per l'evoluzione delle altre persone, proprio perché conoscono bene le profondità dell'anima, invece di abusare dell'altro e di manipolarlo, che succede quando lo scorpione è in ombra, possono invece diventare delle persone molto brave dal punto di vista del capire la psicologia, ma soprattutto del valorizzare l'altro. Quindi usare in ombra, in luce, il talento dello scorpione significa essere un bravo psicologo anche se non si fa lo psicologo di mestiere. E l'altra indicazione è quella ovviamente di una grande saggezza, di conoscenza della profondità della natura umana. Quindi quando è in luce diventa un riferimento, soprattutto sul piano emotivo, su come attraversare i periodi duri della vita, su come imparare a voltare pagina, a tagliare, a staccare da situazioni ormai vecchie che non ha più senso trascinare. E quindi lo scorpione può aiutare molto in questa direzione anche gli altri. Quindi se avete il sole, la luna, l'ascendente o tanti pianeti nel segno dello scorpione, cercate di capire a che livello siete tra il minimo 1, il livello 1 che è quello dell'ombra massima e il livello 10 che è quello della massima luce, andando attraverso queste caratteristiche. Se vi sentite verso la metà, ricordatevi che l'evoluzione dello scorpione va nella direzione detta, che abbiamo chiamato appunto luminosa. Vediamo se c'è qualche messaggio. Non scrivete tanto oggi, eh? C'è qualcosa di strano oggi. Vabbè, c'è il cielo un po' particolare forse. Allora andiamo avanti e facciamo il Sagittario. Io a questo punto andrei veloce, vi finisco tutti i segni, così li abbiamo tutti, e poi se avete commenti li guardiamo tutti insieme alla fine, ok? Allora, il Sagittario. Quando il Sagittario è in luce, scusate, quando sbagliato tutto, ricomincio. Oggi ho la polarità invertita, dico luce al posto di ombra, questo e quello. Allora, devo concentrare. Allora, parliamo ora del Sagittario, partiamo sempre dagli aspetti in ombra, quindi quando il Sagittario è in ombra è un segno molto irrequieto, un segno che ha voglia di libertà, di viaggiare, di muoversi, ma non riesce a star fermo. Attribuisce troppo, quando è in ombra, ai viaggi esteriori, cioè alla ricerca della curiosità di andare oltre, di andare lontano, il compito di risolvere i problemi della sua vita, e quindi tende a voler fuggire dalle situazioni. Però, e quindi c'è anche una mancanza di direzione, un'incapacità di impegnarsi, di continuare, c'è sempre un po' questa tendenza a spostarsi e andare in un altro posto quando qualcosa non va. Quindi ci può essere un'insensibilità verso quello che può essere un'esigenza di gruppo, un'esigenza degli altri, e può esserci un'incapacità di comprendere le esigenze dell'altra persona, e per questo magari vengono anche accusati. Un altro elemento importante dell'ombra del Sagittario è che si sente di avere capito una verità superiore più degli altri quando è in ombra e la vuole un po' imporre, cioè può diventare un po' impositivo su certi suoi punti di vista, può diventare un po' un insegnante, ma di quelli rompiscatole. E l'obiettivo invece di trasformare la luce in ombra, sì, l'ombra in luce, è quello di utilizzare, quando il Sagittario diventa luminoso, è quello di utilizzare questa sua conoscenza anche dei luoghi, dei viaggi, la sua capacità di vedere il mondo in maniera allargata, con trasformarla in filosofia, una filosofia di vita che sia però inclusiva degli altri, che sia ottimista, positiva e che appunto sia collegata al sapere, ma anche alla ricerca della verità. Quindi in maniera spirituale, ecco, rispetto al Gemelli è una modalità diversa, perché il Gemelli è più basato sull'informazione, il Sagittario invece è più alla ricerca di una conoscenza universale. E quindi quando il Sagittario diventa luminoso, diventa più saggio, apprezza l'esperienza, la diversità dell'esperienza, la varietà, mantiene tutto il suo amore per l'esplorazione, però lo fa in un modo luminoso, esplora il mondo, però sapendo che alla fine
come diceva Seneca, Lucilio, è inutile che fuggi, che viaggi, che vai lontano, se poi ti porti sempre dietro te stesso, perché è con te stesso che devi fare i conti. Quindi questo lo capisce il Sagittario evoluto e diventa magari insegnante, può diventare anche maestro, ma anche maestro spirituale, insegnare appunto il viaggio interiore agli altri. Questa è una grande qualità quando il Sagittario è in luce. Ok? Quindi anche qui se avete segno sole, del sole, segno dell'ascendente, la luna, il segno della luna o altri pianeti magari che sono almeno tre che stanno nel segno del Sagittario, sicuramente potete cercare di capire a che livello di luminosità lo vivete, se lo vivete più sul lato luminoso o sul lato ombroso, e se siete troppo spostati sul lato ombroso, cercate di fare uno sforzo di lavoro su voi stessi per andare verso invece una maggiore espressione luminosa. Ok? Allora, io direi a questo punto guardiamo il Capricorno. Allora, quando il Capricorno è poco sviluppato, è in ombra, gli si attribuiscono degli aggettivi un po' negativi come essere avido, egoista, ossessionato dal successo, dalla ricerca di uno status sociale, di mostrare le proprie capacità. Poi ovviamente si rimprovera al Capricorno di essere troppo freddo, di essere troppo secco e distaccato, incapace di stabilire delle relazioni profonde e anche di mettere al primo posto il lavoro, non preoccuparsi assolutamente del resto e quindi il proprio successo, la ricerca del successo e di trascurare tutti gli aspetti della vita. Quindi queste sono un po' le caratteristiche principali, diciamo, di cui viene accusato il Capricorno, però ricordiamoci che quando il Capricorno diventa luminoso, come tutti gli altri segni, a seconda del grado di luminosità può diventare qualcosa di fantastico. Il Capricorno luminoso utilizza la propria capacità di distacco per avere degli obiettivi che però fanno il bene anche degli altri, perseguirli, portarli a termine, arrivando a delle vette dove altri segni non riescono ad arrivare. Quindi può veramente utilizzare la sua capacità di lavorare in maniera molto dura per migliorare la società. Poi ha un grande senso dell'etica, del rispetto delle regole e quindi un senso di responsabilità verso gli altri. Quindi il grande pregio, diciamo, del Capricorno in luce è l'affidabilità, il senso di responsabilità, la disponibilità all'aiuto totale, alla risoluzione dei problemi. E quindi, quando sono molto in luce, diventano delle figure di riferimento, autorità, persone che gestiscono cose grandi, grandi aziende, grandi patrimoni, hanno una capacità proprio di portare avanti progetti di grande portata e di grande impatto. E magari anche possono avere interessi verso situazioni, a progetti di tipo filantropico oppure appunto di crescita e di benessere per tutti gli altri, per il mondo, cioè a livelli molto molto alti, perché il Capricorno raggiunge sempre la vetta. E quindi la vetta, quando è luminoso, non è qualcosa a cui ambisce per un motivo personalistico, ma raggiunge la vetta portando dietro tutti gli altri. Ricordate che il Capricorno è collegato a Mosè che ha portato il suo popolo nella terra promessa, quindi questo vi fa capire la portata della luminosità del Capricorno, dove può arrivare la luminosità del Capricorno. Bene, se avete allora il segno, l'ascendente, la luna o almeno qualche pianeta nel Capricorno, potete scrivere se volete nei messaggi cosa ne pensate, soprattutto se vi ritrovate di più sul lato luminoso o sul lato ombroso e quindi utilizzatelo come esercizio di autoconsapevolezza. Siamo alla fine e mancano due segni, quindi facciamo l'acquario, spero di riuscire a fare anche il pesci. Vado velocissima, dai. Allora, adesso abbiamo il segno dell'acquario. L'acquario, quando è in ombra, è eccentrico, ribelle, ce l'ha con le norme sociali, non vuole assolutamente rispettare nessuna regola, detesta l'autorità, detesta il capo, è veramente fuori da tutti i sistemi e le regole.
E può avere anche, come anche il Capricorno, una componente di distacco e di freddezza e di incapacità di entrare in intimità con le persone, cioè la parte emotiva può essere molto limitata. In più, in questa loro ricerca di essere diversi dagli altri, ci può essere anche una forma di testardaggine, di intolleranza verso chi magari ha bisogno di altre cose, verso i segni che invece sono più costruttivi, più inseriti nel sistema. Quindi ci può essere un po' di esagerazione anche appunto nei comportamenti distruttivi di tutto ciò che c'è per volere sempre qualcosa di nuovo, perché cerca comunque qualcosa di nuovo. Però quando l'acquario è sviluppato, quando l'acquario è in luce, ragazzi, non ce n'è più per nessuno, come in tutti gli altri segni, sviluppa delle qualità incredibili che sono la tolleranza, l'accettazione della diversità, la genialità, può diventare molto bravo ad aiutare gli altri a gestire le fasi di cambiamento proprio perché lui è un segno del cambiamento. Può diventare molto dedicato a dei progetti umanitari, progetti di progresso sociale, anche nella tecnologia, comunque dedicarsi a delle funzioni che consentono a tutti gli altri di poter godere di queste grandi qualità, che possono essere anche di tipo scientifico, mentale, ma di tipo superiore, cioè avere idee veramente innovative. E poi hanno, restando sul piano, diciamo, più del carattere, sono bravi a mantenere la loro indipendenza, la loro individualità, ma sono anche molto, si vedono alla pari con gli altri, non hanno nessun senso di prevaricazione, quindi lavorano bene nei gruppi, si sentono diversi, ma nello stesso tempo riescono a far parte di un gruppo. Quindi se avete il sole, l'ascendente o la luna in acquario, o se avete tanti pianeti in acquario, cercate di capire a che livello siete tra il grado luce e ombra, e quindi cercate di capire se potete migliorare aumentando la vostra luce. E per finire facciamo anche il pesci, dai, siamo un minuto fuori, ma lo finiamo. Allora, i pesci quando sono in ombra hanno una difficoltà ad accettare la realtà, perché vivono con la testa nelle nuvole, come si dice, e quindi vedono la vita come qualcosa di molto depressivo, possono vederla, non è che sia proprio così, diciamo che possono vederla in maniera depressiva, come qualcosa che li porta verso una materialità che li disturba. E purtroppo quando sono molto in ombra possono scappare dentro le droghe, l'alcol, anche le malattie mentali, però ora non è che ora che ha dei pesci ha le malattie mentali e gli altri segni no, però l'energia è quella di voler fuggire, quindi non accettare l'incarnazione. E non capiscono che questa sensibilità in realtà è un dono e quindi bisogna che sia utilizzato in maniera diversa, no? Non come fuga, ma utilizzato in maniera positiva. Quindi quando invece diventano il segno sviluppato, e quindi lo vivono in luce, smettono di correre via dalle loro paure, accettano la loro responsabilità di essere vivi e capiscono la loro, possibilità, di entrare in contatto diverso con la vita, anche quella più pratica, e magari capiscono che le loro qualità possono diventare dei talenti, quello che vivevano come una fuga, una necessità, un rifiuto del mondo può invece essere trasformato in un talento. E poi bisogna guardare la persona che talenti ha anche nel tema, chiaramente, perché non è che c'è solo il segno, chiaramente. Quando è in luce, quindi può imparare a canalizzare la sua creatività, la sua intuizione, la sua capacità di visualizzare e può farne anche un'attività professionale, perché la loro capacità di visualizzare può renderli dei grandi poeti, dei musicisti, dei pittori, quindi l'empatia, la compassione diventano la loro qualità e quindi possono lavorare anche nei campi delle emozioni, della guarigione. Quindi un pesci in luce nutre gli altri dal punto di vista emozionale e può anche diventare un leader religioso se è molto luminoso, un insegnante spirituale. Bene, quindi se avete capito le differenze tra il pesci in ombra e in luce, magari cercate di capire, lo ripeto, cercate di capire a che punto siete, se siete sbilanciati verso l'ombra o più vicino alla luce.
E con questo vi saluto perché credo che sia iniziata già l'altra diretta e sono andata un po' oltre, quindi vi abbraccio e ci vediamo allora il 25 giugno alle 21:30. Grazie ancora di essere stati qui e a presto, eh. Ciao, ciao, ciao.